Buongiorno a tutti, vabbè, insomma, anch'io ritengo molto importante questa iniziativa e insomma, mi sembra anche significativo che le due unioni di quartiere comincino a lavorare insieme. Altre volte se ne è anche parlato, insomma, nel momento in cui si unificano le istituzioni, che il partito inizi, diciamo, a una integrazione, una collaborazione molto importante. Poi volevo insomma, ringraziare molto Wilmer, il circolo il PD del Pilastro che ci ospita, che ha organizzato insieme a noi di quartiere questi eventi. Questo posto è bellissimo, penso che si potrà usare ulteriormente. Credo sia anche la prima iniziativa pubblica che si fa qui, quindi diciamo, è anche una bella occasione per questo. Poi c'è tanta gente, questo ovviamente fa sempre molto piacere. Io voglio stare in tempi molto limitati, però alcune cose ci tengo a dirle, insomma, anche per rispondere ai temi che sono stati posti e alle due belle relazioni che hanno introdotto i nostri lavori. Prima di tutto sul voto, come tanti di voi la campagna elettorale io insomma, l'ho fatta al massimo possibile, abbiamo fatto i banchetti, le iniziative, abbiamo parlato con tanta gente. Mi sembra che diciamo ci sia un giudizio, adesso che se ne ragioniamo anche un po' più a mente fredda, abbastanza condiviso sull'esito e anche sulle ragioni di questa astensione così grande, che è la caratteristica forse che più ha colpito, principale, di queste elezioni. Intanto noi non dobbiamo dimenticare che il PD ha vinto le elezioni regionali, Bonaccini è presidente, abbiamo 30 consiglieri su 50, che è il gruppo del PD in regione più grande nella storia, perché poi l'astensione ha riguardato tutti e fra chi è andato a votare c'è stato un forte successo del PD. Questo successo però io penso che di fronte a un'astensione così grande aumenta le nostre responsabilità, perché credo che l'astensione che c'è stata non può essere sottovalutata, è un fatto politico e credo che vada vista in diversi aspetti, cioè c'è un compito, una riflessione che secondo me riguarda anche il livello nazionale, c'è un compito, una riflessione che riguarda il PD di Bologna, il PD regionale, l'azione di governo che stiamo svolgendo a Bologna e che svolgiamo a livello regionale. Le ragioni dell'astensione sono state sostanzialmente, secondo me, cioè, parlando tre. Secondo me quella prevalente è il tema della questione morale. Cioè noi abbiamo fatto il voto a valle di inchieste che hanno riguardato la maggioranza dei consiglieri regionali uscenti e il tema della moralità, della legalità è stato un tema che secondo me ha molto pesato nell'astensione al voto. Poi credo abbia pesato un secondo tema, e cioè una crisi dell'istituzione regione. Questo penso abbia anche un aspetto di riflessione nazionale. Per esempio credo che dobbiamo registrare che il tipo di assetto cosiddetto federale che avevamo scritto è stato scritto nel nuovo titolo quinto della Costituzione ha faticato a attuarsi nel paese ed è molto in difficoltà, e nella percezione dei cittadini la regione purtroppo per la prima volta anche da noi non viene più vista come un'istituzione capace di affrontare i problemi delle persone, in particolare di fronte al dramma della crisi economica che riguarda molto anche il nostro territorio. E poi io penso che ci sia stato un dissenso a sinistra per quanto riguarda il Partito Democratico, piuttosto rilevante sul piano dei numeri. Credo un dissenso che non è solo sul Jobs Act, ma è di una parte di elettorato che teme che il Partito Democratico si allontani troppo dai valori, dalla storia, dall'identità della sinistra. Io voglio farvi un esempio, una cosa che a me dicevano moltissimo erano le cene a 1.000 euro. Premetto che io ho portato delle persone alla cena a 1.000 euro, perché quei soldi sono serviti mica a rubare qualcosa, sono serviti a finanziare il PD. Noi a Bologna da anni, ma da decenni forse, chiediamo un contributo alle persone anche differenziato a seconda di quanto possono dare al partito. Quindi in sé quell'iniziativa per me non aveva niente né di strano né di male. Peraltro appunto io ho anche lavorato perché avesse successo. Però nella percezione di tanti è apparso un partito che sceglieva come interlocutori privilegiati i ceti sociali più benestanti e perdeva radicamente il rapporto prima di tutto col mondo del lavoro. Ovviamente questo unito al conflitto col sindacato sul Donbass credo sia stata una delle motivazioni della stessa. Questi mi sembrano i motivi. Rispetto a questi motivi noi insomma, dobbiamo capire che cosa fare, anche in un'altra consapevolezza che vi vorrei dire, che non c'è in campo un'alternativa al Partito Democratico. Cioè non è che la gente ha votato qualcun altro, quelli che non hanno votato per noi, in gran parte.
e il flusso principale in uscita, ci dicono tutti gli studi, non è a sinistra ma è verso la Lega Nord. Il flusso non molto numeroso, si conta 22.000 voti in tutta la regione, lo studio dei flussi viene considerato verso la Lega Nord. E peraltro non c'è un'alternativa di governo, perché l'altra cosa che è accaduta è che i grillini sono andati malissimo, hanno subito l'astensione molto più di noi e hanno avuto un crollo in percentuale che invece noi non abbiamo avuto. Noi in percentuale siamo andati bene rispetto alle europee, perché alla fine a protestare solo e non proporre mai niente si diventa anche poco credibili. E nel centrodestra, nella crisi del berlusconismo sempre maggiore, è stato premiata la Lega Nord. La Lega Nord ha quasi tre volte i voti del PDL da noi, ma è un fenomeno nazionale questo. Però la Lega Nord ce li ha su una posizione che non è di governo, è una posizione puramente di protesta. Ecco, che cosa appunto dicevo prima, che cosa fare? Io penso che noi abbiamo nazionalmente tre temi di riflessione. Il primo è la questione morale. Io penso che questo tema della questione morale, insomma, ringrazio che è stato ricordato, perché io da tanti anni che insomma, abbiamo fatto anche delle proposte di legge così, ma la questione della proporzione morale secondo me è un tema rilevantissimo. E noi vediamo l'Emilia, ma dobbiamo anche vedere e analizzare veramente cosa sta succedendo, perché la cena di troppo del consigliere regionale è un reato e va punita, punto. Ed è inaccettabile, perché non, con i soldi pubblici bisogna essere seri, punto. Dopodiché a Roma è successa una cosa diversa, cioè a Roma c'è un intreccio tra il sistema politico, che purtroppo anche un pezzo del PD, con la malavita organizzata e il terrorismo nero, cioè, questo è quello che è venuto fuori, quindi è una cosa di grande gravità. Credo che il partito l'abbia affrontato bene, commissariando la federazione, cancellando il tesseramento e rifacendo il tesseramento. Però insomma è un fatto che non è che non si può non vedere. Ora, questione morale ha tanti aspetti, c'è un aspetto normativo, però voglio essere veloce. Io penso che ci sia un aspetto di fondo. La politica, e no, almeno noi nel PD, dobbiamo tornare a essere capaci di arrivare prima della magistratura. Perché quando arriva la magistratura è già troppo tardi. E peraltro dopo si crea una subalternità della politica a un altro potere, che in democrazia non va bene. Perché io voglio avere anche l'autonomia di poter criticare la magistratura quando lo ritengo giusto. Voglio fare un esempio: la condanna di Errani per falso ideologico, io penso, nel rispetto delle sentenze, però, che la si possa benissimo criticare, perché nella condanna di Errani è detto con chiarezza che lui non ha favorito in nessun modo il fratello. Lui è stato condannato in Emilia Romagna al voto perché lui ha fatto una relazione, ha fatto una lettera di accompagnamento, una relazione in procura che non doveva mandare per forza, ha mandato di sua iniziativa. La relazione che avevano scritto i tecnici, non lui, conteneva degli errori, per questa ragione è stato condannato per falso ideologico e con grande serietà si è dimesso e l'Emilia Romagna va al voto. Quindi io voglio poter anche avere l'autonomia di esercitare una critica, però questa autonomia noi ce la possiamo avere se siamo a posto, perché se no, se c'è anche quello appunto che ha approfittato invece dei soldi regionali indebitamente, noi non avremo mai l'autonomia anche di esercitare dove serve un rapporto appunto autonomo di rispetto per la magistratura, ma nell'autonomia della politica. E per fare questo appunto la politica deve arrivare prima, secondo me non c'è dubbio su questo, e vuol dire che bisogna tornare ad avere un partito capace di controllare i dirigenti e i quadri, che mette responsabilità pubbliche e istituzionali. La storia della sinistra bolognese, a cui tanti di noi provengono, non è che per forza tutti i dirigenti fossero stinchi di santo, però c'era un controllo dal basso e un controllo dall'alto, per cui se uno aveva dei comportamenti sbagliati prima glielo dicevano e poi lo prendevano e lo mettevano da un'altra parte. Questa è la verità, poi voi, tanti voi c'erano, lo sanno meglio di me insomma. E penso che noi dobbiamo tornare ad avere una politica con questa capacità. Poi ci sono i temi economici, sociali, anche qui per verità vado molto veloce. Io penso che il vero tema sia far ripartire lo sviluppo e anche mettere risorse pubbliche nel sistema economico e di impresa, che promuovano investimenti e promuovano lo sviluppo. Un settore per esempio fondamentale, la tutela del territorio e del dissesto idrogeologico. Per fare questo serve una svolta delle politiche a livello europeo, che non serve solo all'Italia, perché la crisi dell'Unione Europea è un problema serissimo di tutta l'Europa. Penso che su questo il governo italiano stia facendo un'azione positiva e forte di pressione sull'Europa, e stia facendo sentire più che in altre fasi la voce del paese a livello europeo, però certamente questa secondo me è la priorità.
Io sostengo gli interventi che stanno venendo fatti anche dalla legge di stabilità, di redistribuzione del reddito nel senso della giustizia sociale, i famosi 80 euro, di sostegno alle imprese che assumono, di defiscalizzazione per le imprese. Sul Jobs Act, l'ho detto pubblicamente, non ho problemi a dirlo, insomma, io l'ho votato in Parlamento perché penso che in un partito si discute in gruppo, si discute negli organismi, poi quando si va in aula, anche quando non si è d'accordo, si vota tutti insieme. Detto questo, io sono molto critico sul Jobs Act, penso che non sia mettendo mano, diciamo, ai diritti dei lavoratori che si fa riprendere lo sviluppo e si creano posti di lavoro. Penso che le preoccupazioni che il sindacato ha manifestato ieri siano fondate e il mio auspicio è che nei decreti delegati alcuni di questi temi siano affrontati, perché bisogna sempre ricordare che noi abbiamo votato una legge delega, cioè quindi una specie di legge di indirizzo. Dopo arrivano i decreti attuativi e i decreti attuativi vanno, cioè sono un po' la ciccia, diciamo. C'è una disponibilità positiva del governo a mantenere un asse con la Commissione Lavoro della Camera presieduta da Damiano, anche nella stesura dei decreti attuativi, su cui invece il governo non è obbligato a mantenere questo tipo di rapporto, ma sapete che è stata fatta anche una mediazione alla Camera, sono stati fatti dei miglioramenti al testo originale importanti, quindi spero che nei decreti attuativi questi temi vengano affrontati. E questo mi porta al terzo argomento. Adesso, posto che retroscena dei giornali, io invito a non leggerli mai perché in genere insomma sono dovuti a cose intere, vanno veramente, anzi veramente non avevo letti nessuno dei due, poi mi hanno telefonato in due da Roma per due retroscena diversi che adesso vi dico, perché nello stesso giornale ieri c'era un retroscena nazionale che era così: siccome De Maria è fedelissimo a Cuperlo, lo cacceranno dalla segreteria. Nella cronaca locale c'era questo retroscena: siccome De Maria appoggia troppo Renzi, ha litigato con Cuperlo e Cuperlo non lo vuole più nella sua corrente. Ora, i due concetti sono evidentemente non proprio perfettamente, è lo stesso giornale, non proprio perfettamente fra loro conciliabili, però volevo dire che non ho litigato con Cuperlo e sono l'organizzatore nazionale dell'area di Cuperlo, non ho litigato con Renzi, sto benissimo in segreteria e con Renzi in segreteria lavoro benissimo. Detto questo, però ci tengo a dirvi, insomma, sinceramente, giusto anche che uno spieghi ai compagni, agli amici, cosa pensa lui davvero, insomma. Vi dico come la vedo io. Io faccio una scommessa, cioè penso che in questo PD guidato da Renzi e in questa esperienza di governo, che a guida del governo è appunto il Presidente del Consiglio Renzi, ci siano le condizioni per far vivere i valori, l'identità, gli ideali della sinistra. Penso che il PD abbia bisogno dei valori e dell'identità della sinistra, e anche di una sinistra del PD che faccia sentire con forza nel PD la sua voce. Sono contrario a qualunque ipotesi di uscita del PD, rispetto tutti, però quando leggo non abbiamo deciso se star dentro o star fuori, ritengo questo un errore politico gravissimo, perché la casa, la mia casa da sempre, per me la casa della sinistra è il Partito Democratico. Penso che per far vivere gli ideali, i valori della sinistra e il Partito Democratico bisogna essere leali con la leadership di Renzi, sapere che se l'azione di governo e di partito di Renzi vince, vince il PD e vince il paese, però avere anche il coraggio quando c'è bisogno di condurre delle battaglie politiche e anche provare a utilizzare la forza di dialogo di Renzi con settori della società nuovi, la sua forza di imprimere una spinta di cambiamento al paese per indirizzarla verso riforme, azioni che spostino nel senso dell'equità e della giustizia sociale l'asse del paese. E quindi lealmente nel PD, ma col coraggio e la forza delle proprie idee. Io, quindi, insomma, al di là dei retroscena, io ho quest'idea, ce l'ho molto precisa. Quest'idea significa anche che discuto negli organismi, voto negli organismi, poi quando si va nelle assemblee elettive, secondo me è giusto che il PD voti tutti insieme. Questo è il modo in cui penso si debbano affrontare le cose. Questo mi porta a essere, diciamo, tanto anche qui nei giorni scorsi c'è stato chi mi ha detto che ero di destra perché ero contro il Jobs Act, chi mi ha detto che ero di destra perché ero a favore del Jobs Act, quindi c'è chi mi ha detto che sono come Salvini perché sono contro il Jobs Act, chi mi ha detto che sono di destra perché invece l'ho votato, però io penso di avere una linearità di linea politica, per quanto mi riguarda, siccome penso che sia una linea giusta, io su questa linea, ma non voglio personalizzare, che a me piacciono le cose collettive, però insomma credo sia anche giusto riferire alle persone cosa si fa, cosa si pensa. Io penso che la linea che voglio
per quanto riguarda, vorrei tenere questa, insomma, un PD con una forte sinistra che fa sentire la sua voce, che però si batte per il PD e mette a disposizione il suo punto di vista, le sue idealità, le sue identità, non perché l'azione di governo fallisca, al contrario, perché l'azione di governo abbia successo, perché il PD cambia il paese per orientare in una certa direzione le riforme, la lotta al periodo democratico. Dopodiché, questa è la parte nazionale, però il voto è stato in Emilia Romagna e io invito anche tutti noi a non cioè, come è sbagliato per me dire il problema è l'Emilia Romagna, perché ci sono dei grandi temi nazionali, a cominciare da una questione morale che riguarda tutto il paese. Secondo me sarebbe anche sbagliato dire, vabbè, ci sono dei problemi nazionali, se li risolvono a Roma, qua noi non dobbiamo fare niente. Cioè, il voto è anche un voto sull'Emilia Romagna e che dobbiamo vedere. E anche qui, voglio dirvi sinceramente, rispetto al dibattito che si è aperto, poi io sono fatto così, con rispetto per tutti, però si è discusso su due temi fondamentalmente, no? Uno è, bisogna fare il cambiamento. Io penso assolutamente che qui bisogna fare un cambiamento forte, perché dobbiamo aprire una stagione nuova. Però, per essere chiaro, se uno è assessore del comune di Bologna e dice bisogna fare il cambiamento, il suo primo compito è dire cosa ha cambiato lui e che cosa vuole cambiare, dove lui esercita la sua azione, perché se no, se ognuno il cambiamento lo chiede agli altri, poi il cambiamento non lo fa nessuno, non so se mi spiego. E per come concepisco io la politica, ognuno è prima di tutto responsabile del ruolo che svolge e di dove sta, responsabile anche in positivo, perché per esempio a Bologna siete fatte molte cose importanti, però non è che si può dire facciamo un confronto fra cambiamento e conservazione. Cosa vuol dire? Se il confronto è il congresso di Bologna, dovremmo discutere di cambiamenti fare a Bologna, perché il congresso nazionale si è già fatto, si sa già chi l'ha vinto e poi se ne fa un altro nel 2017. Ma noi non è che dobbiamo, quando discuteremo a Bologna o a livello regionale nel PD, rifare il congresso nazionale. Dobbiamo fare, tutti liberi, diciamo, da vincoli di altro tipo, una discussione sul nostro territorio. Altro punto che viene discusso, l'unità. Anche qui una critica che viene spesso fatta, ma in una fase normale si discute, no? Ci si confronta, si dice non bisogna cercare per forza l'unità, è giusto contarsi. Io su questo concetto non sono d'accordo, cioè per me in un partito politico più unità si raggiunge meglio è. Dopodiché l'unità non deve essere un patto di potere, deve essere un'unità sui contenuti, cioè se si condivide un progetto in modo ampio molto meglio. Se non lo si condivide, però il confronto democratico deve essere tra progetti politici diversi, e appunto non nazionali, ma progetti politici diversi per Bologna e l'Emilia Romagna. Dell'ultima direzione del partito di Bologna, che era un luogo giusto dove porlo, insomma io ho detto, poi ho anche detto pubblicamente prima, ho detto secondo me un po' i temi di cui a mio avviso bisogna discutere. Noi stiamo costruendo a Bologna una delle più grandi, insomma, la più grande riforma istituzionale dalla nascita delle regioni ad oggi, cioè la nascita della città metropolitana. Quella può essere un'istituzione forte che rilancia l'azione di governo, può essere una provincia più debole, che in quel caso rischia addirittura di indebolire l'azione di governo. Allora, è chiaro che le cose si fanno nel tempo, che c'è un percorso, però io penso che sia interessante confrontarsi su qual è la prospettiva. Per esempio, io dico che agendo anche nazionalmente sulla normativa in modo che non si debba suddividere i comuni di Bologna, si può fare perché per quelli sopra 1 milione di abitanti è già così, però il sindaco metropolitano bisogna che i cittadini lo votino se deve essere un'istituzione forte. E poi molti, io risiedo a Calderara, io vorrei votarlo il sindaco metropolitano che poi deciderà molto delle politiche che riguardano il mio comune. È un fatto anche democratico, no? E poi anche di forza dopo dell'istituzione, perché una cosa è un'istituzione di secondo grado, una cosa è un'istituzione eletta direttamente. Faccio un secondo esempio: si fa la città metropolitana, la regione dà alla città metropolitana di Bologna le stesse competenze che dà alle altre province? Perché allora che differenza c'è? Sono elette nello stesso modo, cioè, quindi appunto l'elezione diretta ci può rafforzare, ma anche il fatto che la regione ci dia delle competenze in più. Faccio un esempio, in materia sanitaria, un tema che ha sollevato Walter Vitali, perché alla città metropolitana non si danno delle maggiori competenze per riconoscere anche il maggior rango istituzionale? Oppure gli uffici, e qui insomma c'è uno dei più bravi sindaci del nostro territorio, lo può spiegare lui bene,
alla fine la struttura pubblica è la guida politica eletta dai cittadini e i tecnici, no? La struttura tecnica. Allora noi, la città metropolitana, come lo immaginiamo? Che gli assessori di Bologna prima fa la riunione negli uffici in comune, poi fa gli uffici, la riunione negli uffici in provincia, rimangono gli uffici organizzati come prima? Perché così quello che succederà è che gli uffici della provincia saranno meno seguiti, perché prima c'erano dirigenti dell'assessore e avvettori delegati, mentre invece io dico bisogna fare un processo di fusione delle strutture, per cui costruire per esempio un unico ufficio tecnico metropolitano che mette insieme il comune e la provincia e anche le competenze diverse, no, di conoscenza del territorio. Questo è un tema. Faccio un secondo esempio: la scelta delle infrastrutture, della viabilità e così via fondamentali per il nostro territorio è stata fatta l'ultima volta come scelta strategica nel PTCP della fine degli anni 90. Alcune sono state realizzate, alcune no. Forse un punto e una verifica su che cos'è prioritario oggi, bisogna farlo. Faccio un ultimo esempio, poi se ne potrebbero far tanti. Il tema della concertazione, no? Io ho molto apprezzato che Bonaccini abbia fatto dichiarazioni molto importanti sul rapporto con le organizzazioni sindacali in Emilia e sul fatto che in questo territorio la concertazione è fondamentale. Io penso che dobbiamo anche riflettere, so che è un tema su cui Bonaccini riflette, insomma, abbiamo parlato varie volte, insomma, su anche l'efficacia delle modalità di partecipazione. Quindi rispetto al passato non è vero che se uno riunisce le organizzazioni dei lavoratori o delle imprese ha già parlato con i lavoratori o con gli imprenditori. Certo, quei corpi intermedi sono fondamentali, in particolare in una fase di crisi come questa, ma come si trovano canali nuovi di partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni è un tema secondo me tutto da vedere, e promuovere la partecipazione e la condivisione è anche un modo per rendere più efficace l'azione di governo. Quindi accanto ai temi nazionali, su cui insomma, mi sembra di aver detto come la penso, poi si può condividere o no, ma spero chiaramente, io penso che noi ci dobbiamo concentrare anche su quello che dobbiamo fare qui, perché l'astensione ci pone dei temi nazionali, ma nel momento in cui siamo dirigenti, militanti, iscritti del Partito Democratico di questo territorio, pone tanti temi anche a noi. Quando, in questo caso, quando Renzi ce lo dice, cioè c'è un tema, guardateci anche in Emilia Romagna, questo lo condivido, mentre condivido meno quando si dice l'astensione non è un problema e così via. Però ci sono dei temi nostri e noi li dobbiamo, secondo me, affrontare discutendo di noi, non spostando la discussione. E discutendo di noi, ovviamente in modo costruttivo, per crescere, per rafforzarci nella nostra azione di governo. Grazie e spero di aver preso troppo tempo.